Ma guardi, in tanti casi l'evasione fiscale ormai è diventata una resistenza fiscale da parte del cittadino nei confronti di uno Stato che è percepito come nemico. A me spiace una cosa, che quando si parla di evasione fiscale si va sempre a vedere l'immagine del panettiere, il barista, il salumaio, come se fossero loro i veri problemi del recupero dell'evasione fiscale nel nostro paese, quando sappiamo benissimo che non è certamente l'euro che crea questa montagna di evasione fiscale. Quindi c'è sempre questo atteggiamento, cioè, soprattutto i piccoli, quelli che fanno più fatica, quelli che tentano di rimanere sul mercato con maggiori difficoltà, quando invece ad esempio si potrebbe andare a controllare. Ci sono tantissimi esercizi commerciali cinesi che non pagano le tasse, che non rispettano le regole, che non rispettano le regole sul lavoro, che non rispettano le regole ambientali, oppure ci sono tante false cooperative sociali che fanno soldi ad esempio anche sull'immigrazione. Ecco, a me piacerebbe che l'attenzione venisse rivolta un po' più a questi soggetti e un po' meno magari al piccolo che tenta di sopravvivere in una condizione inaccettabile. Vede, la percezione, e glielo dico, io ho grande rispetto per quell'imprenditore napoletano, non ci ha messo la faccia ma ha messo l'azienda, e quindi quando uno mette l'azienda e perde l'azienda non per colpa sua ma per colpa dello Stato, perché oggi le aziende da nord a sud in Italia non falliscono per crediti, perché i nostri imprenditori sono capaci, sono bravi, ma falliscono, o meglio non falliscono per debiti ma falliscono per crediti, perché lo Stato non ottempera ai propri doveri, e quindi uno Stato che non ottempera ai propri doveri poi non può pretendere che sia il cittadino con il quale invece ottemperi regolarmente alle tasse, visto che la total tax rate sulle imprese sulle imprese italiane è oltre del 60%. Le imprese italiane lavorano fino a luglio per pagare le tasse e dopo invece possono fare un po' di utili. Quindi io credo che ci sia, da questo punto di vista, e chiudo, ci sia una grande responsabilità da parte dello Stato e da parte del governo. Il Presidente del Consiglio aveva annunciato di pagare tutti i crediti delle imprese pubbliche, da parte delle imprese pubbliche alle imprese private, e non è stato assolutamente fatto. Una delle tante riforme annunciate, una delle tante riforme che non sono state ottemperate, e l'abbassamento della pressione fiscale, tutti sappiamo, i famosi 18 miliardi di euro che Renzi aveva annunciato l'anno scorso di taglio alla pressione fiscale, non ci sono stati. Basta chiedere a qualunque imprenditore, a qualunque cittadino o a qualunque famiglia se la situazione della pressione fiscale oggi è alleggerita rispetto a ieri, ci si renderà conto che non c'è stato nessuno. Allora, facciamo quello di